Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video qui su YouTube. Allora, come avete letto dal titolo, oggi andrò a rispondere a una domanda che mi viene fatta frequentemente ed è: quante volte allenarsi in sala pesi o quante volte allenarsi con i sovraccarichi? Allora, partiamo dal presupposto che a questa domanda non c'è una risposta ben precisa e che sia uguale per tutti, perché dobbiamo tenere in considerazione i vari fattori, e che sono la disponibilità di tempo di un qualsiasi atleta, l'anzianità d'allenamento, cioè se è principiante, intermedio o avanzato, quanto riesci a recuperare tra un allenamento e l'altro, e quindi anche quante ore riesci a riposare e se è un sonno qualitativo o non, l'introito calorico se siamo in una situazione di deficit calorico o comunque surplus calorico, e in più c'è da tenere in considerazione su quale variabile stiamo lavorando, se comunque stiamo progredendo sul volume d'allenamento, sull'intensità di carico o comunque sulla densità. E una volta fatta questa anamnesi iniziale, distinguendo già i soggetti tra principianti, intermedi e avanzati, possiamo iniziare a consigliare le sedute d'allenamento durante la settimana. Se siete principianti o comunque neofiti, cioè avete iniziato ad allenarvi da poco e vi state anche approcciando a dei nuovi schemi motori e dovete capire soprattutto i movimenti base, vi consiglio almeno sulle 3 sedute settimanali. In queste sedute scegliere monofrequenza o multifrequenza. Io la maggior parte dei soggetti, per la gran parte della programmazione anche annuale, spingo molto sulla multifrequenza, cioè ripetere un gesto motorio o comunque allenare il muscolo target più volte a settimana, cioè almeno 2. Quindi, facendovi un esempio, sarebbe squat 2 volte a settimana o comunque allenare il gran pettorale 2 volte a settimana. E su queste 2 sedute ovviamente possiamo tener conto delle variabili di volume e di intensità e quindi periodizzarle anche in modo diverso sulla base settimanale. E quindi, come vi dicevo, 3 sedute sono un buon compromesso per poter lavorare per bene sul volume, sull'intensità di carico e anche sulla densità d'allenamento. Si potrebbero fare anche 2, ma diciamo che non sono ottimali. E come esercizi vi consiglio soprattutto gli esercizi multiarticolari, in modo da poter gestire un buon carico e allenare soprattutto i schemi motori base, cioè squat, panca, stacco, piegamenti a terra, movimenti di accosciata, trazioni sul piano verticale e sul piano orizzontale. In più, inserire anche qualche esercizio accessorio in base ai distretti muscolari carenti o comunque ai schemi motori che vi risultano difficili. E ora passiamo all'intermedio. Che intendo per soggetto intermedio? Un intermedio può essere un soggetto che ha alle spalle 2-3 anni di allenamento, una buona confidenza coi carichi e anche coi schemi motori base. E qui, come frequenza d'allenamento, si può aggiungere anche una quarta seduta di allenamento. Perché aggiungere una quarta seduta? Allora, vi faccio un esempio. Se il nostro obiettivo è migliorare sulla variabile del volume d'allenamento, piuttosto che andare ad eseguire 30-35 serie allenanti in un'unica seduta, si possono spalmare sul volume totale settimanale, in modo da mantenere sempre un focus alto in allenamento. Magari se vi allenate già da un'oretta e mezza, ovviamente il focus mentale inizia a calare. Quindi l'intensità percepita sarà alta, ma l'intensità vera e propria sarà bassa. Quindi anche la qualità della singola seduta d'allenamento inizierà a scendere, perché ci sentiremo molto stanchi, soprattutto a livello mentale. Quindi, come vi dicevo, in questi casi è consigliato aggiungere un'altra seduta in più di allenamento, in modo da mantenere tutte le sedute qualitative e distribuire tutto il tonnellaggio volume su base settimanale. E anche qui comunque vi consiglio una multifrequenza. Come distribuzione a livello settimanale potete tenere 4 full body o comunque iniziare anche a splittare l'allenamento, in modo che l'allenamento precedente non vada a contrastare gli esercizi che dobbiamo fare oggi. Ad esempio, se ieri ho eseguito squat all'80-90%
del mio massimale e oggi dovrò andare a eseguire stacco, ovviamente sullo stacco di oggi sentirò anche la fatica dell'allenamento precedente e anche a livello di sistema nervoso centrale sarà molto più difficile recuperare. Quindi, come vi dicevo, possiamo iniziare anche a splittare l'allenamento, cioè in upper lower, cioè parte alta in un giorno, parte inferiore del corpo in un'altra, su 4 sedute. Possiamo lavorare i primi 2 giorni sulla tensione meccanica, cioè percentuali di carico alte e volume sulla seduta basso, mentre gli altri 2 giorni possiamo concentrarci di più sul danno muscolare e comunque anche un lavoro più finalizzato all'ipertrofia muscolare. Oppure possiamo tenere gli esercizi multiarticolari o comunque fondamentali per la disciplina che stiamo eseguendo nella prima seduta e poi fare un push pull leg sugli altri 3 giorni, che è sempre un altro esempio di split. E questi sono solo degli esempi su come si può attuare la suddivisione a livello settimanale. E ora passiamo agli atleti avanzati. Per avanzati intendo persone che si allenano già comunque da 7-10 anni. Diciamo che questo video è soprattutto per i neofiti e anche comunque per gli intermedi, perché un atleta avanzato sa già cosa deve andare a fare, visto che lì la programmazione inizia a diventare veramente complicata e anche i piccoli dettagli fanno veramente la differenza, sia a livello di composizione corporea e anche a livello di performance d'allenamento. Qui ovviamente le sedute d'allenamento si possono aumentare anche fino a 5-6 sedute, sempre per il discorso che vi dicevo anche prima, in modo da tenere ogni seduta d'allenamento qualitativa, quindi non aggiungere del volume spazzatura a quintali in ogni seduta, in modo che i nostri allenamenti iniziano a durare 3 ore ed eseguire 1000 serie allenanti. Quindi anche qui poche serie allenanti per seduta, manteniamo alto il focus e l'intensità di carico e andiamo a distribuire il volume a livello settimanale. Perché distribuirlo su 5-6 giorni? Perché comunque siamo arrivati a sostenere un gran volume di allenamento e quindi la scelta migliore sarebbe distribuirla su varie sedute. Ovviamente ogni seduta non va fatta sempre al limite e come vi dicevo qui la programmazione inizia ad essere veramente cruciale. Quindi tutte le variabili come volume, intensità di carico, densità, intensità percepita, tempi di recupero vanno veramente costruiti su misura sull'atleta. E anche qua, come nell'esempio degli atleti intermedi, vi consiglio di splittare a livello settimanale l'allenamento. Fare 6 full body sulla settimana diciamo che non è la scelta migliore, quindi qui vi inizio a consigliare di eseguire delle split. Una delle più conosciute ad esempio è push pull leg, quindi eseguiamo tutti gli esercizi di spinta nel giorno 1, giorno 2 esercizi di trazione, giorno 3 gambe. Su base settimanale anche qui si possono fare i primi 3 allenamenti sempre lavorando sulla tensione meccanica, cioè l'intensità di carico, e gli altri 3 giorni più finalizzati all'ipertrofia muscolare. E mi raccomando ragazzi, questo è solo un esempio e come vi dicevo ragazzi, in un atleta avanzato la programmazione fa veramente la differenza sul risultato finale, perché comunque una volta che ci alleniamo già da 8-10 anni dovremo fare veramente tanto per ottenere veramente poco, perché ci avvicineremo sempre di più al nostro limite fisiologico, che siano le performance in palestra o comunque il miglioramento della composizione corporea. E comunque ragazzi, l'ultimo consiglio che vi posso dare è: non saltate i vari step. Imparate ad ottimizzare ogni vostro sforzo in modo da raccogliere i risultati per ogni nostro sforzo compiuto. Quindi non ha senso fare 50-60 serie allenanti con dei carichi della chicco. Cerchiamo sempre il giusto compromesso tra tutte le variabili. Ebbene ragazzi, allora siamo giunti alla conclusione di questo video, spero di esservi stato d'aiuto. Se volete maggiori informazioni me le potete chiedere direttamente in privato. In più vi consiglio assolutamente di seguirmi su Instagram se volete rimanere ancora più a contatto con me e sapere tutte quante le novità. In più vi chiedo un bel like per questo video, di iscrivervi assolutamente al canale e di commentare qui sotto per lasciarmi un feedback. Quindi noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!